Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio andare avanti con quella serie di video che ho ripreso e che riguardano la storia della divinazione. Come vi avevo detto, hanno un ritmo un po' lento questi video, però piano piano li caricherò e tratteremo poi tutti gli argomenti. Se vi ricordate, nel video precedente vi avevo parlato di come la divinazione occidentale abbia origine dalle scoperte che sono state fatte in Mesopotamia ai tempi dei Sumeri. Se non avete visto quel video, ve lo lascio nelle schede. Oggi voglio andare un pochino avanti su questo filone, ma parlare in particolare di un tipo di divinazione che si chiama deduttiva o liturgica e che consiste nell'individuare alcuni segni della natura, fare dei presagi su questi segni e poi compiere dei rituali. Però andiamo con ordine. In particolare, la divinazione deduttiva consiste nell'interpretare i segni della natura, associarli a dei presagi e poi compiere dei rituali che hanno lo scopo di impedire il presagio se è negativo oppure rafforzarlo qualora fosse un presagio positivo. Però, considerando che questi popoli annotavano tutto e registravano tutto su documenti, queste pratiche erano riservate a una categoria di persone particolari, ossia quelli che avevano a disposizione tanti servitori in modo da poter lasciare loro la gestione di tutti questi documenti, perché altrimenti da soli non sarebbero riusciti a tenere comunque sotto controllo tutte le registrazioni, tutti i presagi, tutti i rituali che venivano compiuti. In particolare si trattava principalmente di funzionari dello Stato, di nobili, di consulenti oppure di esaminatori, comunque persone di un certo rango, diciamo, di un certo status sociale. Questi rituali si svolgevano in luoghi particolari, che di solito erano dei santuari, oppure il palazzo reale, o anche dei luoghi in cui erano stati fatti dei sacrifici durante alcune guerre o alcune battaglie. Questi rituali erano molto seri e venivano compiuti con molta minuziosità, quindi avevano tutta una preparazione particolare. Innanzitutto l'indovino alla mattina, prima che sorgesse il sole, si vestiva di bianco, si cospargeva di olio speciale e di acqua benedetta. Poi masticava un ramoscello di cedro e si metteva al collo una collana di perle infilate su un filo di lana rossa. Poi bruciava dello zolfo e prima e dopo il rituale recitava una preghiera. Una era dedicata a Saamas, che è il dio sole, e l'altra era dedicata al suo assistente che è Adad, che è il dio delle tempeste. Questi rituali e soprattutto tutto quello che è emerso e che è stato registrato e scritto sulle tavolette cuneiformi si sono tramandati nel tempo, fino ad arrivare alla cultura contadina del XX secolo. Quindi, dai tempi dei Sumeri, pensate per quanti anni, per quanti secoli questa cosa si è tramandata. Però in realtà i contadini all'inizio del XX secolo praticavano dei rituali leggermente diversi rispetto a quelli degli antichi popoli mesopotamici, ossia utilizzavano i prodotti della natura e utilizzavano anche gli animali. Intanto si occupavano di interpretare come se fosse un oracolo tutte quelle forme che venivano assunte, diciamo così, dall'unione di elementi della terra, come ad esempio l'acqua e l'olio. Quindi l'acqua e l'olio uniti insieme formano delle figure galleggianti, diciamo così, e queste venivano interpretate come un oracolo. La stessa cosa accadeva mischiando acqua e farina, oppure interpretando le forme dell'incenso bruciato. Ma poi, quando dicevo che utilizzavano anche gli animali, li utilizzavano interpretando e studiando, analizzando le viscere di questi animali. Questa pratica, che a noi può sembrare macabra, all'epoca era talmente importante, talmente utilizzata, che su 100 trattati che sono stati ritrovati, più di 70 parlavano di questa pratica. Ma questa tecnica di interpretazione delle viscere degli animali deriva da una tecnica antica che consisteva nello studiare e analizzare il fegato degli animali. A Mari, che è una città della Siria che si trova sull'Eufrate, è stato ritrovato un archivio che contiene più di 30.000 modelli di fegato di animali. Questi servivano per compiere dei presagi e dei rituali.
praticamente consisteva nel guardare la posizione del fegato o lo stato del fegato dell'animale e questo veniva associato ad un particolare evento che si era verificato. Quindi da qui poi diciamo, si studiava un rituale per evitare un presagio oppure per rafforzarlo se era positivo. Vi faccio un esempio. Loro guardavano la posizione del fegato di un animale. E dicevano quando il fegato di quell'animale era girato in quella posizione, in quella tale città è scoppiata una guerra, l'abbiamo vinta o l'abbiamo persa. Quindi praticamente loro riguardavano poi il fegato nuovo, guardavano in che posizione si trovava e in base alla posizione facevano questo presagio. Quindi dicevano siccome è nella stessa posizione di quella volta in cui è scoppiata la guerra che è stata vinta, questa volta possiamo pensare che vinceremo di nuovo oppure al contrario, se è nella posizione che aveva quando è scoppiata la guerra che è stata persa, allora vuol dire che perderemo di nuovo la guerra e quindi da lì poi scattava il rituale per evitare il verificarsi di questa perdita o comunque della guerra. E facevano tutta una serie di rituali di questo tipo, però questa pratica dell'interpretazione del fegato è veramente importantissima. Nella storia della divinazione è una cosa molto studiata, molto famosa e importante. Perché questi popoli appunto ne avevano dato un'importanza veramente molto elevata e ampia. Inoltre, da questo studio e da questi rituali derivano comunque tutte le tecniche di divinazione occidentale, perché è vero che noi poi nel tempo le abbiamo modificate, non facciamo più l'analisi delle viscere degli animali e chi le fa viene comunque catalogato come praticante di magia nera, quindi comunque non sono più delle cose utilizzate, diciamo, nell'ambito della divinazione normale, sono utilizzate solo per quelle tecniche definite appunto di magia nera o comunque cose, diciamo, da non fare. Noi abbiamo modificato molto le cose, quindi magari ci limitiamo a leggere il fondo del caffè piuttosto che interpretare altri segni senza andare a scocciare gli animali, però comunque tutte le tecniche che noi usiamo oggi hanno un'origine dalle tecniche antiche, anche se poi tramandate nel tempo sono state addolcite, sono state comunque rese socialmente più accettabili. Questa è un po' la storia delle origini della nostra divinazione occidentale. Io andrò avanti con altri video, parlerò sempre di storia della divinazione, ovviamente andremo avanti con le epoche, quindi non parlerò sempre di Mesopotamia, andremo avanti nella storia, parleremo anche di cose relativamente più recenti, più vicine a noi, quindi insomma se avete la pazienza di seguirmi troverete sul mio canale tutto un percorso storico che ha ovviamente un senso logico, quindi io ce l'ho programmato e cerco di dare un ordine sensato a questi video. Però, se avete la pazienza di seguirmi e di aspettare che io carichi sul canale questa tipologia di video, troverete tutto e arriverà tutto quello che riguarda la storia della divinazione. Ovviamente tutto in maniera concisa, in maniera sintetica, perché non posso certo mettermi a fare dei trattati su YouTube, però cercherò di darvi comunque delle informazioni che siano il più possibile accurate, il più possibile stimolanti per voi che mi seguite. Bene ragazzi, io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale così non perderete questi video qualora vi interessassero. Mettete un like se il video vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.